Questo programma è presentato da miei cari amici alla 60 News. Oggi tratteremo un tema davvero davvero difficile, direi molto. Abbiamo intitolato il nostro tema, insomma, della puntata con genitori e figli, istruzioni per l'uso. Aiaia, e chi meglio di lei, insomma, un attimino ci dà delle dritte come comportarci e soprattutto, insomma, il grande dilemma. Lei è Roberta Della Valle. Ciao Roberta carissima. Buon pomeriggio a tutti. Ciao tesoro bello, benvenuta, insomma è bello riaverti sempre qui con noi. Roberta, io oggi insomma tratteremo, no, insieme a te un bel tema, un grande dilemma, quando si suol dire oggi è difficile fare il genitore, e infatti oggi con te un attimino ci dai delle dritte. Ma in primis Roberta, io vorrei che tu ci fai una piccola e breve presentazione per chi giustamente non ti conosce. Allora, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ti ringrazio Raffaella per questa opportunità che ci stai dando e sono felice di rivederti. E ci siamo viste qualche mese fa, abbiamo fatto una bellissima intervista che ci è piaciuta tanto e quindi ti ringrazio per questo. Allora, io sono Roberta Della Valle, sono una psicologa e sono una psicoterapeuta sistemico-relazionale in formazione e sono la coordinatrice del TCE Therapy Center della sede di Formicola. Come dicevamo l'altra volta, noi siamo un gruppo di psicologi che lavoriamo, diciamo, adesso in tutta Italia, visto che abbiamo aperto anche altri centri, e siamo una bella famiglia che sta cercando da un poco di tempo a questa parte di, come diciamo noi, mettere la psicologia tra la gente, quindi prestare questo servizio alle persone per avvicinarle a temi anche abbastanza quotidiani come quello che andiamo a trattare oggi, no? E quindi stiamo cercando di fare questo lavoro di grande importanza, secondo me, per avvicinare le persone e per prestare, insomma, il nostro servizio anche in questo campo. E fate davvero molto bene il vostro lavoro, infatti insomma noi ogni volta che ci vediamo, ogni mese insomma parliamo con te e ovviamente tutto il tuo gruppo, uno alla volta, insomma cercheremo un attimino di svolgere al meglio le nostre tematiche. Proprio come oggi hai detto, un tema davvero difficile, ma io volevo parlare con te dando una spiegazione dal punto di vista psicologico di famiglia. Ok, allora la prima cosa che ti dico, sulla quale soffermo l'attenzione oggi, è che oggi sono in veste di psicologa, è vero, però io sono anche una mamma, quindi oggi faccio il genitore e faccio lo psicologo, quindi diciamo prendo in esame tutti e due i ruoli, no? Perché poi è un po' difficile discernere il ruolo di psicologa dal ruolo di madre, però mi permette questa, la fortuna di essere madre mi ha permesso nel mio lavoro di capire tante cose che diciamo solo la psicologia non mi aveva spiegato, perché poi ci si deve calare anche in un ruolo, quindi ho capito tante cose rispetto anche al mio lavoro essendo madre. E quindi oggi parliamo di famiglie, e allora diciamo che cos'è la famiglia. La famiglia è il primo luogo dove ognuno di noi inevitabilmente nasce e cresce, no? È il luogo di eccellenza, il luogo di importanza per assoluto, dove inizia l'apprendimento vero e proprio di ogni bambino. E qua mi viene da pensare una cosa, no? La prima cosa che mi viene da pensare se penso alle famiglie è inevitabilmente pensare a tutti quei bambini che purtroppo non crescono in un ambiente del genere, che magari vengono portati in casa di famiglia, vengono portati in orfanotrofi, e allora lì mi viene da pensare la grande sfortuna che questi bambini hanno, no? Perché comunque crescere in una famiglia, anche se poi magari quella famiglia un domani si rivela una famiglia disfunzionale, dà comunque una base da cui partire, nel senso
io sono figlio di, i miei genitori sì sono, è diverso da non sapere dove si è nati e dove si è cresciuti, no? Quindi diciamo la famiglia è il primo luogo dove noi tutti ci interfacciamo, luogo per eccellenza, luogo dove nascono il concetto di regola, dove nasce il concetto di abitudine, di modo di fare, ma anche allo stesso tempo il luogo per eccellenza dove nasce la parola amore, è il primo luogo dove noi ci sentiamo amati, dove siamo quello che siamo perché siamo in relazione a delle persone che ci hanno messo al mondo, no? I nostri genitori. Diciamo che il concetto di famiglia oggi è un po' cambiato, no? Perché non voglio qui stare a dilungarmi su questa cosa, però diciamo si è passato da una famiglia tradizionale più in voga negli anni passati a famiglie diverse, no? E io quello che tengo a precisare e tengo a dire è che tutti i tipi di famiglie sono famiglie, cioè nel senso non esiste una famiglia più sana rispetto a una famiglia meno sana, indipendentemente da come sono composte queste famiglie. È normale che magari rispetto a 50 anni fa troviamo costituzioni di famiglie diverse, no? Dove ad esempio ci sono genitori dello stesso sesso, dove ci sono famiglie allargate, genitori monogenitoriali, dove c'è un solo genitore a crescere dei figli. Questo non rende una famiglia più problematica, meno importante di un'altra, è una famiglia, indipendentemente, no? Ci sono dei figli, ci sono dei genitori, è quello il ruolo e lo scopo di una famiglia. Hai reso bene l'idea e soprattutto hai aperto veramente il mondo, proprio come dicevi tu, la tradizione dei 50 anni fa, niente togliendo, però ad oggi non si capisce davvero un po' nulla, però proprio come dicevi antecedentemente tu giustamente dici, a prescindere il sesso, l'importante insomma che ci sia amore e che ci sia comunque un punto di riferimento, perché la famiglia d'oggi è un grande punto di riferimento dove si ha tanto amore, dove si regala comunque anche le problematiche, però è un punto di riferimento molto 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 importante. Diciamo sono le radici, no? Quelle radici possono essere radicate un po' più lontane, possono avere una parte un po' più marcia, no? Se facciamo un esempio di un albero, non tutti gli alberi sono belli dritti e mandano frutti tutte le stagioni, no? Però hanno delle radici. E la famiglia, l'importanza della famiglia è questa: avere delle radici, sapere chi si è. Io se sono quello che sono oggi, tutti, se siamo quello che siamo oggi, lo dobbiamo a quello che sono stati gli altri per noi, al perché noi siamo nati, no? Questo è ben da tenere a mente, anche nelle famiglie che non funzionano, anche nelle famiglie problematiche, le radici ci sono comunque. Che poi voglio dire, come hai detto appena tu, ci si può aprire veramente il mondo, anche perché nei piccoli paesini, no, esistono i pregiudizi, quello è il figlio di... Quello è il papà è, la mamma è, giusto? Vengo da un paese talmente piccolo che queste cose le ho vissute costantemente, quindi sì, questo è vero, sì, assolutamente. Diciamo che oggi con il progresso che fa di tutto, la scienza, la psicologia, qualsiasi cosa, no? Anche il progredire di tutto, andiamo un poco oltre questi pregiudizi, però non credo che il pregiudizio sia una cosa che riusciremo a scardinare tanto facilmente, è una cosa che purtroppo fa parte dell'essere umano e che ci accompagnerà sempre. Però rispetto a qualche tempo fa, magari adesso di famiglie ad esempio dello stesso sesso, oppure di separazioni o divorzi che in determinati casi sono necessari, si fanno, non si tengono più nascosti come prima perché magari c'era un pregiudizio maggiore, no? Perché bisogna capire anche questo, a volte diciamo un argomento così tanto ampio che poi possiamo dire tante cose, no? Però la fine di una coppia non è la fine di una famiglia, no? Alla fine sì, hai ragione assolutamente, poi dipende anche la psiche, no, del bambino, perché c'è sensibilità, c'è un tipo di sensibilità differente, ognuno è diverso l'uno con l'altro, quindi in un certo senso un po' si vede un po' un fallimento nel momento in cui si separano due genitori. Ma oggi essere genitore e soprattutto essere figli, quanto è difficile, mia cara? Allora, diciamo che il mestiere più difficile del mondo è quello del genitore, no? E io, insieme a quello del genitore c'è l'insegnante e lo psicologo, quindi diciamo io ho 2 su 3, quindi sto messa proprio bene. Però essere genitori, ma non solo oggi, nel corso di
di tutta la storia dell'umanità, è un'impresa assai difficile, perché poi essere figli è anche difficile. Questa è una cosa che io penso che sia, io la ritrovo spesso oggi, non so negli anni precedenti, perché non ho vissuto ad esempio gli anni 50, che erano anche anni un po' particolari, no? Per le famiglie, per la nascita e la crescita delle famiglie, però oggi credo che sia difficile anche essere un bambino, perché viviamo in una società di costanti e continue pretese. Essere genitore è difficile perché la società ti impone un modello, un livello troppo alto, no? Si sente spesso parlare di genitori perfetti, che tra l'altro non esistono, però tutti noi genitori dei giorni nostri, io perlomeno adesso ti parlo più come madre che come psicologa, però mi sento messa in uno stereotipo di mamma del secolo, dove devo essere una brava mamma, una brava moglie, una brava professionista, una brava di qualsiasi cosa. Mio figlio non deve mancare nulla, deve fare 30.000 sport, deve avere tutto, devo fare tutto il possibile per far sì che cresca in un ambiente sano. Ok, però non è così, cioè, a volte bisognerebbe semplicemente distendersi un attimo e capire che essere genitori è difficile, essere figli è difficile, e forse lo è anche di più, perché il figlio attraversa varie fasi, passa da un'infanzia che può essere complicata e quindi magari abbiamo bambini un po' più complicati, a un'adolescenza che è un periodo difficilissimo per tutti, anche per adolescenti che vivono un clima familiare sereno, ad un'età adulta dove magari c'è uno svincolo, il figlio deve uscire di casa, ci sono tante cose da mettere a conto, quindi sono due ruoli estremamente difficili. Però c'è una cosa che li accomuna, ovvero l'amore reciproco, no? Dovrebbe esserci. Io non scelgo di essere figlio, i miei genitori hanno scelto per me, hanno deciso di avere un figlio, si assumono la responsabilità di amare incondizionatamente me. Io figlio non decido di venire al mondo, quindi non è manco certo che devo proprio amare in maniera incondizionata, però i miei genitori sono i miei genitori, cerco di amarli nonostante magari ci sono delle cose che a me non piacciono. Tante volte è più semplice essere figli che genitori, probabilmente, perché il genitore si mette sempre nell'ottica che deve dare e il figlio che deve ricevere, il figlio deve ricevere tutto, ma in realtà se la togliamo sotto, se la mettiamo sotto un punto di vista materialistico, però se la mettiamo sotto il punto di vista dell'amore, ci sta, no? Un genitore dà, un figlio riceve, magari un figlio ricambia anche. Assolutamente, certo, assolutamente. Però Roberta, io volevo selezionare un attimino con te categoria a categoria, un attimino capire meglio nei dettagli. Tu hai detto che oggi il figlio è tanto difficile anche, no? Perché deve comprendere, soprattutto perché i genitori vogliono il meglio, no? Di un proprio figlio. Hai detto anche prima che oggi è anche difficile, no? Con il mondo che abbiamo, perché sono sempre un continuo esame questi ragazzi, devono avere sempre il meglio, devono seguire la moda, e allora il genitore in certi aspetti fa anche tanta fatica, no? A poter... E di solito spesso e volentieri i ragazzi non capiscono i sacrifici che fanno i genitori, nonostante i genitori cercano di essere sempre presenti, bravi in tutto. Allora, diciamo che sono, sono degli argomenti belli tosti, nel senso che il genitore si mette sempre nella condizione che dipende, iniziamo da questa, facciamo questa differenziazione, no? Ci sono anche genitori che in questa categoria non ci si mettono, cioè nel senso che decidono di avere dei figli, però non si prendono pienamente le proprie responsabilità, oppure hanno l'idea di mettere al mondo un prolungamento di sé. Quindi che cosa succede? Che il figlio diventa un'altra parte di me che deve seguire esattamente quello che io dico, fare quello che io pretendo che lui faccia, e questo neanche credo sia una cosa giusta, perché poi lì sto crescendo quasi un'altra parte di me, ma bisogna capire che un figlio nasce perché è a sé stante, non è un prolungamento della mia vita, è nato dall'unione di un amore, di una coppia, di una famiglia che si sta creando, ma è un essere a parte, quindi nemmeno possiamo pretendere di avere dei figli incasellati in delle categorie, no? Quando per esempio si pensa, io desidero che mio figlio da grande faccia diventi,
è un nostro desiderio, è un desiderio di un genitore, magari di qualcosa che noi non abbiamo fatto oppure non abbiamo potuto fare, ma non è il desiderio di quel figlio. Allo stesso tempo, i figli oggi, diciamo, c'è una gran classe di bambini, di figli che cercano di accontentare i genitori, no? Io ritrovo spesso bambini che è come se quasi fossero dei piccoli adulti, fanno delle cose da adulti. Perché questo? Perché è probabile che alle spalle ci siano dei genitori che di adulto hanno ben poco, che magari sono rimasti bambini, che si invertono dei ruoli, no? Quindi magari trovo un bambino adultizzato e un genitore che si comporta come un bambino. Quindi ho dei ruoli genitoriali e di figlio totalmente invertiti, e quella sicuramente non è una famiglia sana. Perché che cosa succede? Che il genitore diventa un adulto che non sta crescendo e che quindi non si mette nella condizione di proteggere, educare, amare incondizionatamente un figlio, e un figlio non vive la sua infanzia in una maniera tanto sana da potersi anche staccare da quei genitori, anzi si sente responsabile in questo caso anche di doverli lasciare, perché sente che il peso della famiglia cade su se stesso e che quindi deve accudire, no? Infatti si dice è un accudimento invertito, si chiama questo accadimento, questo avvenimento, quando magari un genitore viene meno ai compiti genitoriali mentre un figlio poi se ne fa carico. Questa è la dinamica che oggi ritrovo più spesso. Ti dico oggi perché io ho 33 anni e lavoro adesso, non lo so 50 anni fa com'era, è probabile che forse 50 anni fa questa cosa era ancora peggio, perché comunque se pensiamo che magari i ragazzini di 6-7 anni, ti parlo perlomeno dei paesi miei, piccoli, venivano mandati a lavorare, allora lì avevamo bambini adultizzati proprio al massimo dei livelli. Invece adesso, diciamo, questa cosa del lavoro, del lavoro minorile è una cosa che sembra superata, però c'è un altro tipo di accudimento invertito, no? Che è quello relativo alle emozioni. Dobbiamo pensare che siamo noi, noi genitori, che dobbiamo insegnare il mondo emotivo ad un bambino, non è il bambino che deve insegnare il mondo emotivo a noi, no? Quando ad esempio diciamo ad un bambino che piange e fa capricci, non piangere, che cosa gli stiamo insegnando? Che deve reprimere le emozioni? È la frase più sbagliata che possiamo dire. E ti dirò, io faccio questo per mestiere e mi capita di dirlo a mio figlio, nonostante so che è una cosa che non dovrei dirgli perché gli reprimerei le emozioni. Però purtroppo è una cultura che trascende, cioè trascende da anni ad anni, è stato detto a me, sarà stato detto a mio padre, sarà stato detto a mio nonno, e io lo uso come modo per stoppare quell'emozione, perché magari in quel momento quell'emozione a me dà fastidio, però io che cosa sto insegnando a mio figlio? A reprimere le emozioni. Non ci lamentiamo se poi da grande diventerà un adulto che non saprà esprimere e magari avrà uno scatto di rabbia, uno scatto di ira. È vero quando ci si dice l'ambiente forma, perché se noi diamo amore praticamente loro sono una spugna, è quello che loro prendono. Ma invece volevo soffermarmi, no, dell'essere mamme, essere tuttologhe, perché ad oggi siamo tuttologhe, le fa male la pancia, noi già sappiamo il sintomo, piange e diventiamo psicologi. In questo cosa ci dici, Roberta? Allora, per me questo è un argomento molto, molto delicato, perché ti ripeto, io mi sono messa sempre molto in discussione sia sul mio ruolo di madre sia sul ruolo di psicologo che ho, e mi sono resa conto che la società oggi davvero chiede troppo, nel senso che prima c'era una distinzione, no? Le mamme facevano le mamme e le casalinghe, quindi tutto quello che gli veniva chiesto era quello di crescere i figli e di accudire la casa, e passava come una cosa semplice. Tu sei nata per questo, quindi ti prendi cura della casa, ti prendi cura dei figli e lo devi fare da sola perché c'hai un marito che deve andare al lavoro. E erano le donne stesse che si mettevano in questa categoria e si incasellavano, no? Perché diciamo la società di quel tempo non permetteva nemmeno una visione ampia. Adesso la situazione è diversa, perché si pensa alla carriera, ognuno di noi cerca di realizzarsi in un modo, c'è chi vuole lavorare, c'è chi vuole studiare e c'è chi ha il desiderio di formarsi anche una famiglia. E quanto è difficile oggi essere madre ed essere professionista. Allora, io ti dirò che per me è stato difficile perché io avevo radicato dentro di me un modo di pensare sbagliato, nel senso che io mi sentivo in colpa se magari lasciavo mio figlio con i nonni per andare al lavoro, ma
intorno a me, devo essere sincera, nessuno mi aveva fatto sentire in colpa. È la cultura di provenienza, è il luogo in cui vivo che mi ha messo di fronte questa cosa. E anche perché basti pensare a tutte le donne lavoratrici che vengono licenziate se hanno una gravidanza, fanno fatica a tornare al lavoro, lo stipendio viene dimezzato, percepiscono meno degli uomini. Sono tutti fattori che a volte davvero non ti permettono di avviare una carriera lavorativa. È vero. Quindi oggi è difficile, lo era anche 50 anni fa, con la differenza che erano poche le donne che cercavano di portare avanti i loro sogni, la loro carriera e farsi allo stesso tempo una famiglia. Io sento di colleghe che fanno quasi una scelta di vita, no? Se lavoro non posso avere una famiglia, perché questa cosa deve essere controproducente? Io dico spesso, il mio primo giorno di lavoro, la prima cosa che ho detto al mio capo è stata: io ho un figlio e per me è un valore aggiunto, perché mi aiuta ad essere la persona che voglio essere, perché io ho scelto, oltre di essere una professionista, di essere una madre. Mi rendo conto che è difficile, perché mi rendo conto realmente che è difficile quando mio figlio ha la febbre, io mi devo assentare da lavoro, devo dare mille spiegazioni, mentre magari un papà è diverso, non se lo pone questo problema, perché siamo in una società che ancora, nonostante abbia fatto tanti passi in avanti, purtroppo questo, una parità ancora non è raggiunta, secondo me, ma non è raggiunta già nella nostra testa, già nella nostra mente. Cioè, la maggior parte, non dico la maggior parte, però ci sono tante persone, tante donne che magari la pensano come me. Io ho fatto una fatica enorme a capire dentro di me che se andavo a lavorare non facevo un torto a mio figlio, perché credo che le mamme si sentano sempre in colpa, perlomeno questo è quello che ho sperimentato io, no? Il senso di colpa, il senso di impotenza verso un figlio. Poi però mi sono resa conto, come si sono rese conto tante mie colleghe, tante pazienti che seguo, che andare a lavorare, fare quello in cui si crede, nel mio caso scegliere il lavoro che io volevo fare, crederci davvero, farlo come io volevo farlo, mi rende sicuramente una madre migliore, perché io quando torno a casa la sera non ho la frustrazione di aver passato una giornata chiusa dentro e magari non volevo, e ho tutte le energie per poter giocare con mio figlio, ascoltarlo, passare del tempo con lui, cercare di ritagliarci del tempo nostro, che è sicuramente un tempo di qualità migliore. Sei stata abbastanza chiara, ma adesso invece parliamo del papà, no? Dove il papà di solito, ecco, era visto quello che portava i soldi a casa, quello che comunque alla fine manteneva la famiglia. Ad oggi siamo nel 2023, anche la donna lavora, e nonostante quello che ci sono sicuramente le perplessità e che no, però sicuramente la donna non si sente più frustrata, anzi quando rientra a casa ha la gioia più grande, il nostro valore aggiunto che sono i nostri figli. È vero, è verissimo, io penso che debba cambiare ancora un po' il giudizio che si dà, no? In questa società, basti pensare a tutte le volte che magari un papà si occupa di un figlio e gli viene detto: ah, stai facendo il mammo, no, sta facendo il genitore, sta facendo il padre, e il padre, i figli si fanno in due, purtroppo si deve sradicare questa concezione che è la mamma ad accollarsi tutti i problemi che vengono, a prendersi cura della prole, a prendersi cura della casa. Non è detto, una madre può anche finire di lavorare alle 23 di sera e un padre prepara la cena per i figli, non deve esserci questo tipo di distinzione, perché altrimenti mi verrebbe da pensare che i figli li fanno da sole le donne, li crescono da sole e i papà non servirebbero a nulla a questo punto. Però, e invece no, è questo quello che sta cambiando, che fortunatamente sta cambiando, c'è da dire la verità, anche se diciamo in Italia, che è un paese culturalmente un po' più antico rispetto alle altre nazioni d'Europa, ci facciamo ancora parecchia difficoltà, cioè abbiamo ancora parecchia difficoltà, però ovviamente il ruolo del padre è un ruolo fondamentale nella vita di un figlio. Io padre, se non mi prendo cura dei miei figli e delego tutto a mia moglie, che cosa insegno ai miei figli? Mio figlio con quale idea, con quale stereotipo crescerà? Quello di vedere un padre assente. E allora che cosa succederà? C'ha due vie di uscita: o diventa un padre assente anche lui, o al contrario diventa un padre presentissimo e quindi cambia la storia della sua famiglia. E questo succede spesso ed è una cosa buona, però intanto quel bambino diventato adulto una ferita profonda ce l'ha, quella di non aver avuto un padre presente magari.
Poi invece c'è un'altra parte, né? Un'altra faccia della medaglia, che è quella tipo di essere le mamme più apprensive, no? Dove praticamente nemmeno li fanno respirare che subito hanno la risposta pronta oppure hanno subito la soluzione immediata. Su questo cosa pensi? Allora, diciamo che se ci vogliamo soffermare un attimo sugli stili genitoriali, ti posso dire la prima cosa che ti dico è che lo stile adeguato è uno stile autorevole, nel senso che un genitore che ha comunque il controllo della situazione, nel senso che non è lassivo, non è permissivo, però allo stesso tempo non è un genitore, come si diceva una volta, padre padrone, autoritario, che è diverso da autorevole, no? Perché autoritario, nel significato di autoritario ritroviamo il senso del potere, quindi io detengo il potere, tu fai quello che dico io, mentre autorevole è un genitore che comunque abbassa un attimo il livello, si mette al pari del bambino e spiega le cose, trova una soluzione, cerca di vedere un lato buono, cerca di comprendere, no? Per quanto riguarda invece l'apprensione che si ha, è, diciamo, questa è una cosa che ci lavoriamo parecchio, no? Perché è come se a volte i genitori sentono una responsabilità troppo grande, che è quella di prendersi cura di un figlio, e quindi vedono il pericolo dappertutto. Io quello che dico sempre ai genitori, dico, la prima cosa che vi voglio dire è che voi non potete controllare tutto, non esiste una persona che riesce a controllare il corso degli eventi, quindi pur volendo puoi stare attento quanto vuoi tu, puoi essere gli puoi stare sulle spalle quanto vuoi tu a un figlio, ma prima cosa non serve a nulla, perché lo metterai nella condizione di andarsi a prendere le cose da solo, facendo anche peggio. Seconda cosa, tutto questo stare addosso non esclude che ci siano altri tipi di pericoli che magari tu non puoi controllare, no? Quindi, diciamo, e poi c'è un'altra cosa da dire: quando si ha uno stile del genere, quello che dicevi tu, no? Uno stile troppo addosso, troppo apprensivo, cresciamo un bambino che di autostima non ne avrà, perché si renderà conto che se non ci sono i genitori delle cose non le può fare, perché non le sa fare, perché si sentirà incapace, no? Se io ho un genitore che si sostituisce a me e che tutte le mattine, perché andiamo di fretta, mi lava la faccia, mi lava le mani, mi lega le scarpe, io quando imparerò a farlo? E quando lo imparerò, dentro di me sono certo che io lo so fare, o mi chiederò chissà se l'ho fatto bene, chissà mamma e papà che cosa ne pensano, perché solo loro lo sapevano fare. Una serie di meccanismi che comunque la bloccano la crescita in questo senso, no? Quindi io più gli sto addosso, più non gli permetto di sperimentare il mondo, no? Sarebbe bello, sarebbe importante quello di crescere un bambino che magari, ti faccio questo esempio, al di là della stanza c'è un pericolo, io non lo blocco, non lo freno, lo avverto, glielo dico guarda, tu puoi arrivare fino a questo punto perché lì c'è un pericolo, andiamo a vederlo insieme, andiamo a vedere di cosa si tratta. Ecco, allora in questo caso aiutare, però farlo, insomma, sbagliare, perché come si suol dire, sbagliando si impara, anche perché così. Ma in tal caso, in questo caso, se ci sono genitori molto apprensivi, qual è il comportamento, insomma, il consiglio che puoi dare? Allora, innanzitutto io cerco di lavorare sulla loro di ansia e non su quella in relazione ai figli, perché è probabile che ci sia qualcosa nel loro vissuto che li tenga così in ansia, così con un modo di fare che toglie il fiato, no? Completamente totalizzante, no? Io mi sostituisco a mio figlio, oppure non gli permetto di sperimentare nulla perché il mondo esterno mi fa paura, ma quella paura è nei confronti mia di genitore, poco nei confronti di mio figlio, nel senso che io, ecco, ritornando all'esempio di prima, c'è un pericolo in fondo alla stanza, sono più io ad aver paura di quel pericolo che mio figlio, perché io non mi metto nella condizione di vedere mio figlio come un altro a sé, distante da me, non come il mio prolungamento. Se io, ad esempio, che ne so, ho paura di prendere l'ascensore, non posso convincermi che è la stessa paura che ha mio figlio, quindi io ho paura di prendere l'ascensore, ok, me la gestisco, però non metto nella condizione a mio figlio di avere questo tipo di paura. Quindi quello che gli direi semplicemente è cercare di lavorare sulle loro paure, sulle loro ansie, sul perché mettono in atto questi comportamenti, e tante volte vanno al di là dell'essere genitore, magari è qualcosa che quel genitore cova dentro da parecchio, da un'infanzia, da un'adolescenza un po' più problematica.
Noi abbiamo visto con te praticamente il ruolo del figlio, della mamma e del papà. Ma cosa significa essere genitore dei propri genitori? Allora, questo è un argomento che mi tocca particolarmente da vicino, però diciamo è difficile parlarne perché ci devono essere delle condizioni, no, per essere genitori dei propri genitori, però mi viene da farti un esempio, no? Pensiamo ad esempio in una famiglia dove c'è una madre che ha una depressione, soffre di depressione, no? Quindi come sarà la sua vita? Sarà una vita abbastanza invalidante, dove passerà le giornate con un tono dell'umore molto basso, magari sul divano, magari facendo pochissime cose. Allora, che cosa succede? Che un figlio si mette nella condizione di dover soddisfare la vita del re, nel senso che mia mamma non fa queste cose perché al momento non ci riesce, ok, le faccio io. Per far andare bene la famiglia, io smetto di essere bambino e divento genitore di mio genitore e magari divento moglie di mio padre, in quel caso, no? Io mi sostituisco completamente. Mi sostituisco perché io bambino maturo dentro di me l'idea che se faccio questo, prima cosa non perdo l'amore, quindi mantengo uno stato, un equilibrio precario, dico io, cioè nella mia testa c'è un equilibrio perché io mi sostituisco, io mi vado a prendere quell'amore di cui ho bisogno e vado a dare quell'amore di cui ha bisogno mia madre, ma come dicevamo prima, i genitori devono amare incondizionatamente, i figli non lo so, nel senso che... non è detto che i figli debbano amare incondizionatamente, no? Diciamo, io da figlia ti dico sì, i miei genitori li amo incondizionatamente, però non è una cosa scontata, voglio dire, è più scontato il fatto che sono i genitori che devono mettersi nella condizione di accudire, no? Il vero ruolo di un genitore è l'accudimento, che va oltre tante cose. L'accudimento significa prendersi cura, essere vicino, prestare aiuto, stare attenti, prestare attenzione, accudire, proprio accudire è il termine che secondo me racchiude tutto, tutto quello che c'è tra il rapporto genitore-figlio. E non può essere invertito, perché io figlio non posso accudire il mio genitore, lo posso fare quando il mio genitore è anziano, io sono adulto, mio padre ha bisogno di me, allora io in quel caso è diverso, no? Cioè è una scala gerarchica che quasi si ribalta, perché la persona anziana diventa quasi come un bambino, ha bisogno di cure, ma io non posso, bambino di 8 anni, prendermi cura di un genitore che ha una patologia, un genitore che ha una depressione, un genitore che non fa il genitore, perché ci sono al di là di problemi fisici o psicologici, ci sono tante persone che semplicemente non fanno il loro ruolo, non fanno i genitori, e c'è sempre un figlio, almeno un figlio in una famiglia, che si prende questo ruolo, questo incarico, no? Ti dico, mi colpisce da vicino questa cosa, perché io sento di essere un figlio, un bambino adultizzato, perché quando purtroppo io avevo 12 anni e ho dovuto mancare mia madre, io inevitabilmente mi sono messa nella condizione di essere la madre dei miei fratelli e la moglie di mio padre. Nessuno mi ha messo in questo ruolo, ma mi ci sono messa da sola, perché purtroppo è un pensiero che un bambino si fa. Bisognerebbe capire in questo caso che il genitore, ecco, vivente in quel caso prenda tutte le accortezze per far sì che questo non succeda, no? Nel senso, se io vedo che un bambino di 12 anni è particolarmente ansioso, è particolarmente preoccupato, non vive la prima adolescenza, la tarda infanzia in quel caso, no? E si proietta come se avesse 20 anni, allora lì un campanellino d'allarme mi si deve accendere e devo cercare di poter far vivere quantomeno un'infanzia serena, nonostante ci sia stata una mina in quella infanzia, no? Però questo è importante, perché poi si creano delle crepe dalle quali è difficile uscirne, no? Si crea una cosa che si chiama senso di colpa, con la quale le persone convivono a lungo, no? Perché io mi metto nella condizione che devo dare, devo sostituirmi, devo dare amore, perché se io non lo faccio la mia famiglia si sgretola. Ma questo è un mio pensiero, questo pensiero si deve sradicare, soprattutto in un bambino di 10-12 anni. Per quanto riguarda, perché tu parlavi insomma di un bambino che cresce velocemente, però se succede un lutto, no, in casa, in famiglia, il bambino precocemente diventa più maturo, perché lo segna, perché vuole essere una parte che non
cioè che si sente un po' sotto esame. Su questo cosa dici? Allora, su questo è vero, è una cosa che inevitabilmente succede, però è una cosa che in realtà non dovrebbe succedere, perché nonostante le avversità della vita, bisogna vivere tappa per tappa, no? Io non posso pensare che a 12 anni magari devo maturare come una persona di 20 anni, perché poi succede che a 20 anni io sono matura come una persona di 40 e magari a 40 mi sveglio una mattina e dico: ma la mia adolescenza dove sta? Perché è successo questo? Mi sono goduta le tappe della mia vita? Allora questo è quello che succede, perciò è importante seguire le tappe nonostante le avversità della vita, che poi diciamo gli avvenimenti della vita come la morte di un genitore oppure la malattia di un genitore, una separazione influiscono, questo è inevitabile, è altamente inevitabile, ma influiscono tante cose, voglio dire, cioè sono fuori, a volte sono anche fuori dal nostro controllo, perché noi non possiamo prevedere se con il padre di nostro figlio, la madre di nostro figlio, ci vivremo tutta la vita oppure ci separeremo, quindi le cose vanno a volte perché devono andare, non le possiamo prevedere, però crescere tappa per tappa è fondamentale. I bambini devono fare i bambini, non devono fare gli adulti, no? Io ti faccio un esempio banale, a volte mi arrabbio con mio figlio che ha 5 anni, che magari dice: ma tu sei sicura di questo? Ma tu sei sicura di quest'altro? Io dico: non ti preoccupare, perché adesso le risposte mamma ce le ha, perché sei piccolino e ti cerco di indirizzare, cerco di fare le cose insieme a te, non ti sostituire a me. Non chiedere se io ho le risposte, non andare nell'ansia se io non ce le ho. Ecco perché è la società, al di là di tutti i traumi infantili che possono avere i bambini, a volte anche la società che ci mette di fronte a queste cose, no? Perché dobbiamo crescere bambini che siano eccellenti a scuola, che sappiano fare già tutto da solo a 5 anni, che parlano perfettamente due lingue a 18 mesi, ma questo non serve a nulla, non serve a nulla, le tappe non le dobbiamo bruciare, né dobbiamo crescere bambini che bruciano le tappe perché si adultizzano, né al contrario dobbiamo crescere bambini che magari a 10 anni non sanno prendere, non sanno legarsi le scarpe, non sanno mangiare da soli, no, non dobbiamo fare le cose invertite, perché da un lato c'è una fretta a farli crescere perché li vogliamo vedere autonomi, perché magari è necessario vederli autonomi, perché se io penso che mio figlio ha un bambino, muore un genitore, per l'altro genitore è più semplice se il figlio è autonomo. Se mio marito dovesse venire a mancare e mio figlio a 5 anni sa fare tutto perfettamente, per me è un vantaggio in quel momento, è un vantaggio perché io, nonostante devo gestire un dolore e lo devo gestire anche nei confronti di mio figlio, sono tranquilla perché non mi devo mettere a insegnargli tante cose perché già le sa fare. Però questa è una cosa che tranquillizza me, genitore, in quel momento, ma non tranquillizza un figlio che poi capirà che per essere amato deve bruciare le tappe, e quindi ci ritroveremo ragazzini che a 16 anni magari non lasciano solo un genitore, non escono una sera a fare una bravata, perché una bravata ci vuole pure a 16 anni, non ci vanno perché hanno il senso di colpa di lasciare un genitore da solo. Perché, Roberta, c'è proprio questa tendenza a invertire i ruoli e farlo passare come una cosa normale? Allora, invertire i ruoli e farlo passare come una cosa normale, io credo che sia sempre una questione di cultura che viviamo adesso, no? Adesso ho come l'impressione che a volte tutti gli adulti vogliono fare i ragazzini, tutti i ragazzini vogliono fare gli adulti, cioè c'è un'inversione totale, no, delle cose. Come ti dicevo prima, è anche un desiderio che i genitori hanno, quello di vedere i figli realizzati subito, che sanno fare le cose, che fanno impegnargli la giornata, no? Ad esempio, questi bambini fanno 40.000 attività, 7 corsi di inglese, di tutto e di più, cioè, hanno i pomeriggi pieni che quando tornano a casa la sera, secondo me non sanno nemmeno più che giorno è, no? Ma facciamogli vivere pure un po' di noia a questi bambini. La noia è importante, è fondamentale, sviluppa la fantasia. Un bambino che si annoia è un bambino che mette la mente a pensare. Se io la giornata gliela organizzo perché giustamente ho degli impegni di lavoro, devo lavorare, quindi questo bambino deve essere impegnato, io la giornata la sto organizzando a me, non a lui. Io sto mettendo in moto delle cose per far sì che
non venga minata la mia personalità, perché questo implicherebbe che io devo trovare una soluzione diversa, no? Ritornando al discorso che facevamo prima, è vero, tante mamme magari impegnano la vita dei figli perché lavorano tutta la giornata e non sanno come fare, però cerchiamo di trovare una soluzione diversa, no? Magari se un bambino uno sport non lo vuole fare, non lo costringiamo, sta con i nonni se c'è questa possibilità, con una babysitter fidata, facciamolo anche annoiare, no? Però poi si invertono, perché io a volte mi sono ritrovata ragazzini di 11 anni che vengono lasciati solo a casa perché visti dai genitori adulti e che magari preparano il pranzo, la cena ai genitori. Allora, io sono per l'indipendenza, nel senso che è importante insegnare a un ragazzino di 11-12 anni a cucinare, a fare parte delle faccende domestiche, ok, però che io devo tornare a casa e mio figlio di 11 anni prepara la cena, a 11 anni, se lui lo sente come un peso, non la vedo una cosa estremamente adeguata, no? Magari mi organizzo io qualcosa e faccio in modo che poi quella cena la consumiamo tutti insieme, anche se costa di aspettare mezz'ora, però lo facciamo insieme, ed è quello forse il valore della famiglia, farle insieme le cose. Ma dottoressa, esiste insomma il genitore perfetto? E se esiste, può dirci come fare per diventarlo? Allora, il genitore perfetto non esiste nell'immaginario di tutti, mi metto anche io compresa, nonostante io sappia benissimo che il genitore perfetto non esiste, però è quello che noi vorremmo per vocazione, no? Noi tutti i genitori si interrogano sempre se stanno facendo la cosa giusta, su qualsiasi cosa, quindi si rincorre una figura quasi mitologica, il genitore perfetto, ma è una figura che non esiste, perché dobbiamo imparare ad essere perfetti nelle nostre imperfezioni. Io il concetto di perfezione non è una cosa che ritengo, cioè è proprio una parola che io abolirei, cancellerei, perché che cosa è perfetto? Nulla. In base a quale? Qual è il canone della perfezione? Chi ce lo dice che esiste il genitore perfetto, no? Il decalogo perfetto? Purtroppo quello che esiste oggi è un pregiudizio alto, uno stereotipo alto, no? Mi viene da collegare a, non so se si ricorda, qualche tempo fa c'è stata quella mamma che purtroppo il bambino è soffocato mentre lei lo allattava appena nato, no? E c'è stata una pesantezza mediatica non indifferente. Lì si è giudicato tanto, si è detto tanto, com'è possibile, ma ci mettiamo nei panni di una mamma che ha appena partorito e che si sta stravolgendo un mondo interno, interiore, non indifferente. Il genitore perfetto non esiste, il genitore perfetto fa gli sbagli, li commette, si spera che se ne renda conto e che ci lavori, però il genitore perfetto non esiste, c'è solo un senso di pregiudizio nei confronti dei genitori alto, c'è una gara, mio figlio fa questo, il tuo non lo fa, e se il tuo non parla a quest'età, allora lo devi portiamo i figli dal neuropsichiatra già 3 mesi, una cosa che è assurda a mio parere, non gli permettiamo proprio di fare i figli, di fare i bambini. Allora mi chiedo, il genitore perfetto esiste? C'è questa frase esiste perché? Perché c'è qualcuno al di fuori che ci deve giudicare e quindi io mi devo incasellare nel genitore perfetto. Dovremmo avere la forza di dire no, io faccio il genitore in questo modo, che sicuramente agli occhi degli altri è sbagliato, meno sbagliato, giusto, non lo so, mi interrogo se sto facendo la cosa giusta, chiedo aiuto se sto vivendo un momento particolare, se mio figlio sta vivendo un momento particolare, e non mi metto nella condizione di avere tutte le risposte, perché io tutte le risposte non ce le ho. Non sono un genitore perfetto, non esiste. Mi metto nella condizione di accudire, di accudimento, perché ho scelto di essere genitore, perché mi prendo questo impegno, e un genitore resta genitore per tutta la vita. Però il genitore perfetto, a mio parere, non esiste. E non... Esiste anche la comitiva, no, dottoressa, dove spesso l'uno con l'altro ci si confronta, mio figlio fa questo, mio figlio fa quello, uno... perché uno si deve sentire di meno? Sembra un competitor, proprio come ha detto lei. Sì, e sembra una gara, no? Perché ovviamente se mio figlio parla prima, per un cliché, mio figlio è migliore. Mio figlio ha parlato prima, ha gattonato prima, ha fatto questo prima, ha fatto tutto prima. Ma questa fretta ce l'abbiamo noi, non ce l'abbiamo i bambini, perché i bambini fanno i bambini. C'è un bambino che parla a 12 mesi, un altro che ne parla a 36. Se non c'è un problema fisiologico alla base, ma anche se ci dovesse essere, io il problema, questo spirito di perfezione, non lo
lo ritrovo, no? Lei prima mi diceva, c'ha qualche consiglio per il genitore perfetto? No, non ce l'ho, non esistono consigli per il genitore perfetto, perché sono genitore e mi rendo conto che faccio una marea di sbagli dalla mattina alla sera e che mi ripropongo tutte le sere di essere un genitore migliore domani, e domani mi impegno su una cosa e ne sbaglio un'altra, però alla fine anche io sto imparando ad essere una madre, e quindi non lo so come si fa il genitore perfetto, e la risposta non ce l'ha nemmeno mia madre, non ce l'ha mia nonna, non ce l'ha la mia bisnonna, la risposta non esiste, è solo che dobbiamo anche uscire un poco dall'ottica di essere genitori perfetti, no? Quindi queste gare, ma che le facciamo a fare? L'importante è che cerchiamo di mantenere un equilibrio sano nella famiglia, cerchiamo di indirizzare i bambini verso uno stile di vita psicologico, emotivo, fisico adeguato. Per il resto, genitori perfetti e gare non esistono. Dottoressa, allora le modifico un attimino la mia domanda. Quali caratteristiche dovrebbe avere un buon genitore? Ecco, un buon genitore. Allora, diciamo che le caratteristiche che dovrebbero avere, facciamo sempre riferimento al modello che le dicevo prima del genitore autorevole, no? Quindi un genitore che si mette, che togliamo un attimo questo livello gerarchico dove il genitore comanda e il figlio esegue. Un genitore sceglie di essere genitore, in primis si deve chiedere perché ha fatto questa scelta, no? Che cosa ha motivato la scelta di mettere al mondo un figlio? Capire che io metto al mondo un figlio che è un essere a sé, che vivrà da sé, che avrà i suoi pareri, le sue scelte, i suoi desideri, le sue preferenze, e che io devo comunque cercare di non influenzare, sebbene tutti noi un'influenza un po' gliela diamo ai nostri figli, no? Perché è un desiderio incompiuto nostro, no? Però diciamo, le caratteristiche del buon genitore è sicuramente cercare di ascoltarli, mettersi nella condizione di ascolto attivo. L'ascolto attivo significa che io ti chiedo una cosa, ti ascolto senza metro di giudizio, senza metro di paragone, no? Io ti ascolto, tu mi racconti che l'interrogazione è andata male, io non ti chiedo il tuo compagno di banco che voto ha avuto, perché in questo modo io ti metto in relazione con un altro, e a te figlio non ti sto proprio vedendo, ti sto vedendo come un voto, ad esempio, no? Questo è un errore che spesso facciamo. Anche a me mi veniva chiesto, ho preso 8, ho preso 4, ma la tua amica di banco quanto ha preso? Ha preso 8, perché lei ha preso 8 e tu no? Io là non sto ascoltando, sto valutando, ma non è il mio compito mettere un voto. E poi quel voto sappiamo tutti che fondamentalmente non è che serve a tanto, no? Quindi mettersi nella condizione di un ascolto attivo, ascoltare, ritagliarsi del tempo, insegnare ai figli a gestire le emozioni, no? Quindi sei arrabbiato, perché, come mai, che cosa ti ha fatto arrabbiare, cerchiamo di capirlo insieme, non bloccarle, no? Come dicevamo prima, no, non piangere, non ti arrabbiare, questo non si fa. I no, è vero, servono a crescere, ma li dobbiamo togliere, perché è meglio avere un compromesso, un ruolo insieme, un momento per stare insieme. Togliamo i no, non fare questo, piuttosto gli possiamo dire facciamo questo, che forse è meglio se la prendiamo in questo modo, però cercare di non prevalicare, no? Per quanto, come dicevo prima, il genitore deve essere una guida, quindi ovviamente se io ti devo indirizzare in modo cattivo, assolutamente no. Se ti devo proteggere dai pericoli imminenti, ok, ovviamente lo faccio, però ci sono anche pericoli che tu puoi vedere e puoi anche quasi toccare con mano, io ti accompagno. Il genitore è un accompagnatore, no? Io penso sia un accompagnatore, non è un giudice, non è un mister di calcio, non è un motivatore, perché un altro errore che facciamo è motivare questi ragazzi, spronarli, no? E questo mi ci metto anche io in primis. Mio figlio, ad esempio, è piccolino, ogni mese cambia un personaggio, cambia una passione, e io ogni mese costantemente vado lì a comprargli quella cosa lì, quel personaggio. Questo è un errore che commetto anch'io, perché bisognerebbe fargli godere delle piccole cose, no? E non preparargli già tutto bello e fatto, bello e pronto. Quindi mettersi sul livello che un genitore è un accompagnatore e che deve avere uno stile di insegnamento, di accudimento autorevole.
Dottoressa, io volevo parlare un pochettino degli figli adolescenti, no? Come instaurare con loro un rapporto, ma sì, meno conflittuale? Allora, questo è un argomento difficilissimo perché l'adolescenza è un periodo difficile, difficile, come dicevo prima, anche se si vive in un clima familiare sereno, sano, è comunque un periodo difficile di cambiamento, no? E diciamo, le ricerche lo dicono che i figli dai 12 ai 20-22 anni si allontanano totalmente dai genitori, si chiudono in un mondo loro dove i genitori, ecco, in quel caso fanno da guida. Cercano di indirizzarli, però sono quasi fuori dal mondo dei figli, no? L'adolescenza è un mondo dove i genitori a volte li tieni fuori, a volte li tira dentro, no? I ragazzi adolescenti, quindicenni, sono così: un giorno i genitori lo odiano, l'altro giorno lo adorano e lo porterebbero dappertutto. Quindi instaurare un rapporto con loro è anche come se andare in altalena insieme a loro, nel senso che io ti do una guida, io ti do un'indicazione, ti do una direzione, faccio in modo che non metto in atto un comportamento né permissivo né lassivo né di forte prevalenza su di te, no? Nel senso si fa così, punto e basta, spiegazioni non te ne do. Questo non significa essere amici dei propri figli, no? Questo ne parlavamo anche l'altra volta nell'intervista sulle tossicodipendenze. Non significa essere amici dei propri figli. Io non sono una fan dell'essere amico dei propri figli, cioè comunque un ruolo bisogna averlo. Però il genitore deve avere un ruolo chiaro, nel senso io ci sono, tu in questo momento stai vivendo un periodo della tua vita particolarmente pesante, io ti do le linee guida, no? Nel senso ti dico questo ti fa male, questo ti può creare questo, quest'altro è pericoloso, perché comunque l'adolescenza è un periodo dove ci sono scoperte di tutto, no? Della sessualità, delle cose che magari come le droghe che possono essere pericolose. C'è un momento in cui gli adolescenti pensano di avere il controllo del mondo e pensano di poter far tutto, no? Allora in quel caso non è che lo devo chiudere dentro e buttare la chiave e nemmeno tanto di esci e fai tutto quello che vuoi, no? Io ti do delle indicazioni. È probabile che i figli in quell'età le indicazioni non le seguono. Sono sicura che poi da grandi quegli insegnamenti se li ricorderanno. Dottoressa, è una tematica, come ha detto lei, abbastanza tosta, i figli adolescenti, poi sicuramente insomma, ci sarà modo per parlarne in un'altra puntata, però io vorrei fare dei pensieri un pochettino finali, no, con lei, dottoressa. Allora, diciamo che questo è un argomento che potremmo parlare per ore, 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 no? Perché tutti siamo interessati a sapere, no? Anche il titolo, no? Genitori e figli, istruzioni per l'uso. In realtà istruzioni non ce ne sono, no? Perché ognuno di noi cerca di fare il genitore al meglio che può, sbagliando, cadendo, rialzandosi, quindi istruzioni vere e proprie non ce ne sono. Possiamo cambiare il nostro modo di fare, possiamo cambiare qualcosa che magari nel parlare adesso, tanti si sono ritrovati in delle cose che magari fanno e che magari possiamo migliorare. E io le ripeto, in questa cosa mi ci metto anche io perché io sono in primis sono un genitore e quando faccio il genitore non faccio lo psicologo. C'è stato un periodo iniziale della mia vita in cui volevo fare entrambe le cose, volevo fare la mamma psicologa di mio figlio, poi ho abbandonato quest'idea perché mi sono resa conto che anche io come genitore devo poter sbagliare, devo riconoscere i miei sbagli e devo potermi permettere di crescere. Non posso pensare che essendo uno psicologo sono un genitore perfetto, no? Questa è un'idea dalla quale dobbiamo uscire tutti, anche chi fa un lavoro strettamente a contatto con i bambini. È diverso fare il lavoro a contatto con un bambino e poi essere un genitore. Quindi è un argomento che è talmente ampio che potremmo parlare per ore. Quello che mi sento di dire è che io mi occupo principalmente di famiglie e lavorando nell'ambito delle dipendenze, diciamo che sono anche famiglie abbastanza problematiche. Mi sento di dire una cosa sola, cioè nel senso quando c'è bisogno di un aiuto non si deve avere timore di chiederlo, no? Quando c'è un'avvisaglia di allarme, un qualcosa che non va, anche quando magari un genitore si sente inadeguato di
fronte a una problematica di un figlio, un problema di salute, un problema psicologico, oppure si sente inadeguato rispetto a se stesso, chiedere aiuto, secondo me, è la scelta migliore da fare, perché è quello che mi permette a me di mettermi in discussione, di mettermi anche in relazione con altri che possono aiutarmi a uscire da delle situazioni, no? Quindi io penso che sia di fondamentale importanza, ad esempio, quando un bambino vive un periodo stressante, quando gli viene a mancare un genitore, in una separazione, in un momento critico della vita, magari un genitore gravemente ammalato, lì fare un passo indietro e capire che, ok, io devo vivermi il mio dolore, magari della perdita di mia moglie, ok, però devo pensare che comunque devo accudire un'altra persona che è un bambino, che non ha le capacità, le potenzialità di potersi autoaccudire, altrimenti non, il ruolo del genitore non servirebbe a nulla e non esisterebbe, e quindi lì devo fare un passo indietro, nel senso che io mi devo gestire il mio dolore e mi faccio aiutare a gestire il mio dolore, allo stesso tempo mi faccio anche aiutare a trovare un punto di incontro con mio figlio, no? E quindi non, io penso che i genitori, i figli, le famiglie in generale, la persona fisica in sé non deve essere mai lasciata sola, questo è il consiglio che mi sento dare, e questa è una cosa che ho imparato sulla mia pelle, essendo genitore di un bambino che ha anche un piccolo problema di salute, quindi mi ha portato poi nel tempo a vedere realtà diverse, a stare in ospedale, a capire quanto si è fortunati in realtà quando i bambini sono sani e tante cose non si vedono, non le capiamo proprio, no? E a volte ci lamentiamo anche di cose che non esistono, però mi ha aiutato anche molto il mondo delle dipendenze, quando vedo arrivare 15 anni, 16 anni, 17 anni con i genitori e vedo i genitori che finalmente si spogliano del loro ruolo talmente gerarchico che non faceva vedere quel problema e che mi dicono: dottoressa, adesso siamo pronti per farci aiutare, e capiscono che quel problema, ad esempio nella tossicodipendenza, non è solo il problema del ragazzino di 15 anni che fa uso di cocaina, ma è il problema di una famiglia intera, e quindi loro dicono: siamo pronti a farci aiutare e non ad aiutarlo. Dottoressa, è veramente meraviglioso parlare con lei, perché tra l'altro si interroga sempre. Io spesso sono un po' come lei, la qualsiasi cosa mi interrogo, ma sto facendo bene, perché e per come, facciamolo sbagliare. Insomma, è veramente bello parlare con lei. Siamo veramente in chiusura, però dobbiamo essere veramente velocissimi. C'è un detto che sicuramente le conoscerà, il significato, insomma, una mamma è buona per 100 figli e 100 figli non sono buoni per una mamma. In questo cosa mi dice? Allora, diciamo che questa è una cosa che ripete spesso mio padre, non lo so, non l'ho mai, questo detto non l'ho mai scardinato. Se mi metto nel ruolo di madre, mi rendo conto che una mamma ha tanto amore da dare anche a 100 figli, 100 figli non sono buoni per una mamma, è un po' quello che dicevamo prima, no? Del fatto che forse noi non dobbiamo avere delle pretese dai nostri figli, cioè, nel senso, se io amo incondizionatamente mio figlio non devo pretendere che lui lo faccia con me. È vero, è brutto anche da accettare, perché uno immagini che mette al mondo un figlio che ti amerà per sempre, ma non è detto che sia così, e io da genitore devo poter accettare questa cosa, nel senso devo essere in grado di sapere che magari lui avrà una vita diversa dalla mia e che magari non mi amerà, ma sicuramente non mi amerà nel modo in cui io amo lui, perché altrimenti io da genitore non avrei deciso di avere quel figlio, no? Io quando è nato mio figlio ero presa da tante cose, ero convintissima che mio figlio sarebbe stato l'amore eterno, no? E per me lo è, perché io ho deciso di averlo, l'ho desiderato con tutto il cuore, e mio figlio sarà il mio amore eterno, ma non è detto che io sia il suo, ed è giusto che lui faccia il corso della sua vita e faccia quello che vuole. Io nel frattempo lo guardo, lo accompagno, gli tendo la mano, ogni tanto gliela tolgo, lo lascio andare e spero di fare il mio lavoro nel migliore dei modi. Ma come dicevamo prima, il genitore perfetto non esiste, quindi è tutto uno scoprire, sia per me che per lui. Però è anche vero che, insomma, dopo che diamo tanto amore, ci sacrifichiamo per i nostri figli, insomma, che siamo anche un grande tassello e un grande punto di riferimento per loro. Dottoressa, io la ringrazio di cuore, siamo davvero in chiusura, grazie, grazie. Insomma, la prossima puntata sicuramente sarà per gli adolescenti, se lei è d'accordo.
Va bene. Le mando un grande abbraccio e un bacio virtuale. Grazie, dottoressa, grazie anche ai miei amici a casa. Alla prossima dal 60 News e come dico sempre, da Raffaella. Questo programma è presentato da...